Ho ancora paura quando penso che in un attimo può cambiare tutto e scuotermi l'anima. Ho ancora paura perché è improvviso e violento. Ho ancora paura perché la natura è imprevedibile e non si può controllare. Ho paura perché se venisse un'altra scossa di terremoto cadrebbe la mia casa con i miei ricordi. Io ho ancora paura quando sono in casa da solo. Ho ancora paura quando ci ripenso. Io ho paura quando sento dire che ci sono state scosse vicino alla nostra regione. Scrubbing floors on your hands and knees. City living can get so hot when it's 103 degrees. City living will make you mean. Please don't stand so close to me. Frank has got a dream that's gonna get him paid. Jenny said don't forget me, babe. City living. Non ho paura perché non vedrò più. Io non ho più paura perché sono ancora qui. Non ho più paura perché non voglio darla vinta al terremoto che sembrava vivo e sembrava poter creare scompiglio e paura nella vita delle persone. Con la mia ci è riuscito. Non ho più paura quando non sono sola. Non ho paura perché ho già vissuto questa esperienza. Non ho più paura se si rispettano le regole antisismiche. Io non ho paura perché, dopo l'esperienza del 20 maggio, ho imparato a rimanere forte malgrado la situazione. E al mio fianco c'è la mia famiglia. E dopo il 20 maggio siamo preparati per ogni evenienza. Non ho più paura perché ho imparato a tremare con la mia terra. Non ho più paura se ho accanto a me i miei genitori. Io non ho più paura perché bisogna andare avanti e guardare cose positive intorno a noi. Io non ho più paura perché so come comportarmi in caso di terremoto. Non ho più paura se rimango vicino alle persone di cui mi fido e a cui voglio bene. Io non ho paura perché questa è stata un'esperienza che mi ha resa più forte. Io non ho paura del terremoto perché la mia casa è sicura. Sara ha sempre avuto l'ambizione di diventare una giornalista e adesso sta per realizzarla. Sin dall'adolescenza il suo sogno era di vivere in città lontane e importanti con un taccuino in mano, perché scrivere è sempre stata la sua passione. Tutto ciò senza dimenticare la bellissima cittadina in cui è nata, Mirandola. Marian, l'ingegnere, lavora presso un'azienda biomedicale di Mirandola, realizzando e collaudando ossigenatori per bambini. Tutti i giorni progetta nuove apparecchiature e migliora i prodotti già in via di produzione. Ogni giorno genitori preoccupati per la salute dei propri figli si recano da Gianluca. Grazie alle apparecchiature progettate da Marian, Gianluca vede sotto i suoi occhi i grandi progressi della scienza e sostiene vite che lottano contro la morte. Francesco ogni mattina alle 5 è in piedi a costruire le fondamenta di un nuovo futuro. È un murattore che ama il suo lavoro perché sa che il progresso sta nelle persone umili, che sanno rimboccarsi le maniche e ogni giorno sporcarsi le mani di fatica, sudore, forza di volontà e tanto sacrificio. Lucia ha da sempre coltivato il sogno di diventare avvocato, per dimostrare che nel proprio piccolo ognuno può essere importante e per dare la possibilità a chi si trova in difficoltà di ricominciare da capo. Proprio come Mirandola che risorgeva dalle sue macerie mentre Lucia saliva i primi gradini della sua formazione. Alice è una splendida istruttrice. Si è dedicata con passione a Chicco, il suo cavallo, e oggi trasmette il suo amore a quanti vogliono assaporare la libertà di cavalcare. Matteo sin da piccolo ha sognato di diventare un agricoltore per assistere in prima persona all'evolversi della vita
e imparare da ciò ad arricchirsi anche spiritualmente, respirando a pieni polmoni la libertà che la natura offre e seguendo il solco delle tradizioni delle terre mirandolesi.